Ciao a tutti, sono Paolo e sono un'insegnante dell'albero musicale. Sono qui con Luca Crespi, il direttore dell'albero musicale, la scuola di musica di Saronno, e siamo nella settimana della festa della musica, che porterà alla festa della musica. Adesso ci troviamo nel meraviglioso giardino del Padre Monti, dell'Istituto Padre Monti, che ospiterà questa edizione della festa della musica. Cosa succederà in questi giorni? Ci sarà un programma molto variegato. Abbiamo organizzato 3 giorni molto intensi e rispetto all'edizione dell'anno scorso, che prevedeva solo 2 giornate, quest'anno faremo 8, 9, 10 di giugno, quindi iniziamo il venerdì sera. Non so da dove partire perché veramente abbiamo messo sul campo tantissime cose. Beh, allora ti faccio io una domanda. Sì. Ci sono ovviamente dei gruppi, vedendo dal programma, che sono gruppi di professionisti, però ci sono anche gli allievi della scuola. Quindi diciamo che si dà la possibilità agli allievi di esibirsi in un contesto in cui si esibiscono anche professionisti. Questo è un valore aggiunto rispetto ai saggi dello scorso anno. Sì, abbiamo voluto accorpare il saggio della scuola all'interno della festa, quindi alla sera gli spettacoli serali saranno spettacoli di assoluto richiamo e rilievo, perché ci saranno artisti professionisti, quindi il venerdì avremo la serata dedicata al folk, quindi diciamo, la musica tradizionale irlandese, il bluegrass. Il sabato sera abbiamo una serata così un po' revival, con un gruppo che fa, come si dice, aiutami, bluegrass, no, bluegrass è venerdì, tributo ai Beatles, e un altro gruppo rockabilly, e la domenica invece è dedicata al jazz, quindi con una big band e un quartetto di docenti albero musicale. Ma durante il pomeriggio, dalle 16 in poi, abbiamo 4 palchi in contemporanea, quindi le persone potranno spostarsi all'interno della nostra struttura e andare ad ascoltare allievi, professionisti, insomma un po' di tutto nei vari generi musicali, spostandosi appunto nelle varie aree. Quindi ci sarà il palco azzurro, il palco verde, il palco arancione, il chiostro, dove ci sarà musica classica, quindi si potrà ascoltare dal jazz al rock, al blues, alla musica classica, alla musica tradizionale, alla musica sperimentale addirittura, spostandosi tranquillamente nel parco. E poi il tutto condito anche dal servizio di ristorazione, che sarà attivo per i 3 giorni della festa. Bene. E vorrei sapere invece, per quanto riguarda le esibizioni individuali degli allievi, di solito durante i saggi dell'albero musicale gli allievi si esibiscono anche coloro che studiano uno strumento individualmente, ci sarà anche questo o ci saranno solo i laboratori dalle 4 in poi? No, ci sarà anche questo, i saggi sono programmati tra le 14 e le 16, quando terminano appunto i saggi, dalle 16 in poi inizia la festa della musica, mentre i laboratori di musica d'insieme, che sono un po' il nostro fiore all'occhiello, si esibiranno dalle 16 in poi all'interno della festa su vari palchi. Quindi faranno un po' da apripista quello che ecco, è. Ecco, il saggio farà da apripista la serata dei professionisti. Esattamente. Ecco, siamo in un periodo un po' brutto per quanto riguarda l'Italia, specialmente il centro-nord, per via del terremoto che sta mettendo un po' in ginocchio tutta l'Emilia e si sente solo per riflesso anche qui. So che c'è in programma qualcosa, anche se ancora in fase embrionale, però anche l'albero musicale, la festa della musica, l'Istituto Padre Monti, insomma, vogliono muoversi in qualche modo per questo. In che modo? Beh, innanzitutto la festa della musica è patrocinata dal Comune di Saronno e è nata l'idea insieme all'amministrazione di creare un canale privilegiato per poter aiutare le popolazioni di quelle zone, perché io personalmente e un mio collaboratore conosciamo un assessore di San Felice sul Panaro, con cui siamo costantemente in contatto, con cui si vuole creare appunto una sorta di gemellaggio Saronno-San Felice, e la festa della musica dovrebbe essere il punto di partenza di questa bella cosa, perché poi l'amministrazione insieme a noi si farà carico di
di coordinare le varie raccolte di denaro e di aiuti impostate già dalle associazioni di volontari sul territorio, per poi appunto avere questo canale privilegiato e aiutare in maniera consistente gli abitanti di questo paese. E probabilmente durante la festa ci sarà anche proprio un grande camion frigorifero contenente il parmigiano che arriva da quelle zone delle ditte appunto disastrate, e quindi si comincerà da lì proprio la raccolta di fondi. Poi quello che succederà in realtà non lo sappiamo ancora di preciso, chi vivrà vedrà. Beh, quindi diciamo che questa festa della musica, oltre a dare alla città di Saronno la possibilità di ascoltare a tutti i cittadini della buona musica per 3 giorni consecutivi gratuitamente. Tutto gratuito. Tutto gratuito, a parte il cibo, immagino che ovviamente si dovrà pagare, ma giustamente, per chi si sforza. Prezzi popolari comunque. Prezzi popolari. Ci sarà modo anche di, se tutto andrà insomma come dovrebbe andare, di aiutare anche chi in questo momento si trova in difficoltà. Diciamo come possiamo noi alla nostra maniera, questo sicuramente è un valore aggiunto di quella che sarà la festa della musica. Vuoi parlarmi un po' di quelli che sono i gruppi che ci saranno nello specifico, così da poterli conoscere un po' prima di venire ad ascoltare? Sì. Il venerdì sera abbiamo questo concerto di musica folk, una serata dedicata al folk dove si alterneranno due gruppi, sono i Bluegrass Staff, che sono uno dei gruppi più importanti del bluegrass in Italia, hanno vinto anche vari concorsi dedicati all'estero e sono molto importanti come un punto di riferimento per il bluegrass, insomma questo genere musicale in Italia. E poi il mio gruppo, ovviamente io... Parlo io degli Inish Fall, ecco. Allora, gli Inish Fall sono uno dei più grandi gruppi di musica irlandese in Italia e sono attivi dal 1996 e si sono esibiti ovunque, in festival, pub, programmi televisivi, e quindi hanno una grande esperienza sia di palcoscenico che proprio esperienza musicale. Avete anche viaggiato per riuscire a raffinare il vostro modo di proporre la musica irlandese, anche perché siete tutti italiani, però col sangue, con la Guinness che scorre nelle vene. No, in realtà chi si ricorda l'edizione dell'anno scorso, avevamo come ospite un violinista irlandese che si chiama Colm Murphy, che era la prima volta che suonava con noi, appunto quella sera lì in qualità di ospite. Dopo l'esperienza della prima festa della musica è entrato nel gruppo proprio fisso, quindi c'è un irlandese tra di noi, c'è il violinista Colm Murphy, che tra l'altro suona anche con i Bluegrass Staff. Sarà una serataccia per lui, dovrà suonare il doppio. Ecco, quindi dopo questa prima serata dedicata al folk, appunto vi dicevo, il sabato si passa al revival. Abbiamo questo gruppo dei Sugar Plum Fairy, che sono un gruppo nato, così, sono tutti appassionati della musica dei Beatles, però in realtà non sono una classica cover band, fanno delle cose particolari, anche musica loro, e si concentrano più che altro su un periodo dei Beatles specifico, non proprio l'inizio, che dove ci sono i pezzi più famosi, ma un pochettino più avanti. Quindi diciamo è una scelta di un gruppo particolare, di sicuro interesse. Poi la serata si conclude con un gruppo rockabilly, proprio rock and roll, divertimento puro. E si ballerà anche. Sono dei pazzi scatenati questi qua, proprio, cioè, si rotolano sul palco. Poi una serata veramente divertente. E la chicca finale, diciamo così, la chicca di questa serata è la presenza di Fabrizio Vendramin, che è colui che ha vinto la prima edizione di Italia Got Talent. Perché lui è di Uboldo, tra l'altro ha insegnato anche all'Istituto Padre Monti, ha insegnato disegno ed è tra l'altro anche un amico del papà di una nostra allieva di canto, e lui si è prestato, ci darà una mano, e durante l'esibizione sia degli Sugar Plum Fairy che dei Holly Lou, il gruppo rockabilly, improvviserà con la sua arte pittorica dei visi di
personaggi famosi. È un artista che estemporaneamente, durante l'ascolto di un brano o più brani, insomma non so come si gestirà durante i nostri concerti, tra l'altro al contrario, lui spesso dipinge al contrario, e alla fine del brano si scopre qual è il volto che viene a formarsi, a crearsi. Molto bello. Invece domenica dicevamo il jazz. Sì. Domenica il jazz è una serata conclusiva, un pochettino più tranquilla, come giusto che sia. Almeno, non so se sarà tranquilla proprio fino in fondo, perché comunque abbiamo un gruppo formato da docenti della scuola, si chiamano Jazz in Three Quartet, è un quartetto, però tre di loro sono appunto docenti, sono Paolo Censi al pianoforte, Peppe Sant'Angelo al sax e Yazan Greselin alla batteria, e sono accompagnati dal contrabbassista Marco Brambilla. Sì, sì. Loro fanno un repertorio anche di brani popolari italiani, canzoni italiane, tutte rivisitate in stile jazzistico, quindi divertimento assicurato. E poi il tutto si conclude invece con una grande big band di più di 20 elementi, è la Blue Bandita, e sono del territorio, hanno diversi anni di esperienza, sono guidati da Gilberto Tarocco, che è un musicista noto qua della zona, che ha collaborato con i più grandi jazzisti italiani, e quindi avremo questo finale un po' all'insegna dello swing e del jazz. Ma il Padre Monti è un luogo, un istituto che ha tantissimi bei posti da sfruttare, e mi hai raccontato prima che in uno dei posti più belli, cioè la parte alta della torretta, ci sarà uno spazio dedicato ai più piccoli, che non sono stati dimenticati in tutto questo, in tutta questa organizzazione, ma ci sarà uno spazio per i più piccini. Che cosa succederà lì su nella torretta? Dunque, l'anno scorso abbiamo sbagliato, secondo me, abbiamo dedicato troppo poco spazio ai bimbi, e in un ambiente del genere è davvero un peccato. Quindi quest'anno abbiamo proprio voluto, insieme a Roberto Barbieri, che è il nostro insegnante di propedeutica musicale, Musica in Culla, abbiamo creato uno spazio dedicato, quindi all'interno dell'auditorium abbiamo costruito un museo di strumenti etnici, museo multimediale, chiamiamolo così, dove i bambini potranno provare, sperimentare, toccare gli strumenti musicali, saranno seguiti comunque da personale lì sul posto. E poi al piano di sopra, proprio sopra l'auditorium, c'è, come dicevi tu appunto, questo bellissimo spazio che è la torretta, in alto, proprio lo spazio più alto dell'istituto, e lì faremo proprio dei laboratori di musica in culla per bambini da 0 a 3 anni, quindi proprio si entra lì e si entra in questo mondo magico. E quindi tutto gratuito, ovviamente. I bambini possono, diciamo, dai 3, 4 a 11 anni staranno sicuramente nello spazio dedicato al museo, e invece i più piccini, con i genitori, possono fare i laboratori dedicati a loro di musica in culla. Abbiamo investito anche parecchio su questa cosa, speriamo veramente di attirare l'attenzione dei più piccoli durante la festa. Ovviamente questo servizio sarà attivo solo nel pomeriggio, diciamo dalle 16 alle 20, dopodiché si chiude per dare spazio agli spettacoli serali sul palco azzurro. Sì, anche perché anche i bambini piccolini vorranno seguire i concerti del palco azzurro, ed è giusto che abbiano anche loro il tempo per farlo. Bene, direi che abbiamo detto praticamente tutto. In realtà l'unico modo per scoprire veramente il mondo della festa della musica è di venire a trovarci. Io sfrutto questo... Devo dire ancora una cosa? Sì. Quest'anno abbiamo ovviamente costruito anche il sito ufficiale, che è festadellamusicasaronno.it, lì c'è tutto il programma completo, perché ovviamente non ho potuto parlare anche di tutti gli spettacoli pomeridiani, però ci sono artisti di assoluto livello come Flaviano Braga la fisarmonica, poi due nostri docenti di pianoforte che fanno un concerto a quattro mani, Svetlana Shiloski, c'è Patrizia Signorelli, e poi gruppi jazz, veramente c'è veramente di tutto, non si può usare tutto il tempo per spiegare tutto quello che c'è. Venite a trovarci, fate un giro e vivete la musica insieme a noi. Infatti, anzi, aggiungo anche, e tiro un po' l'acqua al mio mulino, che oltre che musica c'è anche il musical.
Proprio venerdì, no, sabato sera, ecco, vedi che sbaglio già. Sabato sera alle 21 ci sarà sul palco rosso il musical Villarzilla, che è proprio il frutto del lavoro del corso di musical che ho tenuto io insieme a Valentina Sala per quest'anno, ed è un musical originale molto divertente, quindi invito tutti a stare tutto il giorno qui e quindi a godersi tutti gli spettacoli e le proposte che abbiamo, che sono veramente tanti. Un'ultimissima cosa, abbiamo deciso per la domenica alle 18 anche di proiettare Italia-Spagna, che è la prima partita degli azzurri agli europei di calcio. Così nella sala multimediale allestiamo il maxi schermo, quindi chi volesse eventualmente fermarsi a vedere la partita, che durerà fino alle 20, e poi rimanere a cena, potrà passare tutta la giornata insieme a noi, godersi la partita e poi gli spettacoli serali del jazz. Sì, è un ottimo trucco per trascinare qui mariti e mogli, mariti che vorrebbero stare a casa a vedere la partita, invece vengono qui, loro si guardano la partita, magari anche mogli, si guardano la partita e poi hanno qui tutto, hanno possibilità di cenare e poi di sentire della buona musica. Bene, che dire se non che aspettiamo tutti, e il motto dell'albero musicale, quindi anche della festa della musica. Sì, ecco, non vorrei parlare del meteo, però probabilmente sarà un po' variabile come in questi giorni, insomma, in questo periodo, però la festa verrà fatta ugualmente anche con la pioggia, perché abbiamo dei posti chiusi alternativi, sotto i porticati, nel salone, cioè, quindi la festa comunque si farà, quindi venite, non abbiate timore, anche se piove, noi vi ospitiamo e starete all'asciutto. Ok, quindi stavo dicendo il motto, che è Vivi la musica, vi aspettiamo venerdì, sabato e domenica.